Buongiorno, lei dove sta andando? Guardi, sto andando a fare la spesa a Ostia perché mi scadono i punti della tessera, dando in omaggio il marsupio dell'uomo ragno. E quanto è grande? Così. Bene, perfetto, così la multa c'entra giusta giusta. E lei? Sto portando a spasso il cane. Ah, questa è la terza volta oggi. Purtroppo oggi è un po' stitico. Provi a farle vedere questa multa, così magari se la fa sotto. Scusi, non ho capito? Signor sceriffo, la prego, sto andando in Pineta a rifornire dei miei clienti con dei prodotti di erboristeria alternativa. Guardi, io non ho alternative, le devo fare la multa. Non è che me ne può fare due? Perché con le contravvenzioni ci vengono dei filtri da paura. Signorina, lei dove crede di andare? Guardi, sto andando a fare una diretta con i miei 60 milioni di follower. Sono la famosissima influencer che ti perdi. Guardi, io invece sono il vigile sconosciuto che ti multa. Documenti. Questi non sono i droidi che state cercando. Questi non sono i droidi che stiamo cercando. Vada, vada. Scusi, e lei che sta facendo? Sto portando a spasso il gabbiano. Andiamo bene, eccone un altro. Buongiorno, lei dove va? Guardi, è scattato l'antifurto alla casa al mare e io da solo sto andando a controllare. Sì, sì, da solo. Apra il bagagliaio. Wow! E questa chi è? Guardi, le giuro su mia moglie che non sapevo ci fosse mia moglie nel bagagliaio. Scusi, lei dove crede di andare? È da nessuna parte, è da febbraio che sto a cercare parcheggio. What? Signora, alla sua età lo sa che non deve uscire. Che ha visto per caso mio nipote? È uscito a febbraio, vanno a cercare parcheggio e non è più tornato. Mi sa che è andato a pagare la multa. Buongiorno. Buongiorno, che bello manganello che c'hai. Documenti. Passaporto brasileiro, come nome c'è Oliviero. Passaporto dell'Europa, nome Olivia Bellatoppa. Guardi, io nel dubbio faccio la multa a tutte e due. Che cattivone che sei. Senti, Jean Gimergi, nella contravvenção, se ci scrivi che sono disponibile a farmi a manettenge. Perché? Mi serve per il curriculum. E quali sarebbero le sue valide ragioni? Guardi, sto facendo fare un giro alle mie bestiole. Non ho capito, dove sono le sue bestiole? Come dove sono? Gli acari della pelle, le piattole del militare e poi c'ho una zecca sotto la coscia che se non gli faccio prendere aria non mi fa dormire. Non mi svegli, è pericolosissimo, sono sonnambulo! Lei mi sembra di averla già vista da qualche parte. Sì, io sono uscito dal Grande Fratello la settimana scorsa. Quindi lei è un VIP? Sì, io sono il figlio del cugino del dirimpettaio di primo grado del fratellastro carnale dell'amministratore di condominio di Giorgio Mastrota. Complimenti per la gara di Rutti e per quel gavettone con l'acqua del cesso. Senta, ma è vero che a Valeria Marini gli puzzano i piedi? No, non ci posso credere. Donne, è arrivato la rotina. Noi togliamo il fumo dalle vostre cucine e dopo lo rivendiamo ai giardinetti. E poi, famo 50-50. Che ne dite? A Rotino è arrivata la contravvenzione. Sono 450,81 euro. Stai fresco a togliere il fumo. Eccone un altro, questo addirittura qua la chitarra. Dove va? Sto andando a fare un flash mob bipartisan. Cioè? Praticamente cantiamo Faccetta Nera sulle note di Bella Ciao. Così mettiamo d'accordo tutti. Faccetta Nera, bella bissina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Quando saremo vicino a te, noi ti daremo un'altra legge, un altro re. Franco, che brutta fine che hanno fatto quelli qua a partita IVA. Franco, ma tu che stai a fare qua?
Oggi stacco prima, me ne vado a fare un giro per Roma. Roma senza traffico è spettacolare. Pensa che l'altro giorno sono riuscito a mettere la seconda sulla Nomentana. Ma che sei matto? Guarda che io dovrei fare la multa, eh. Sì, sì, fammela, fammela. Tanto c'è un amico che me la toglie. Ma che sei scemo? Guarda che so io quell'amico che te toglie le multe.